Bella a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video. Io sono Mauro, amici miei, oggi siamo qui ritornati sulla serie di The Legend of Zelda Ocarina of Times. Ragazzi, siamo con il decimo episodio. Ragazzi, non so se vi ricordate, nello scorso episodio siamo stati nel dominio degli Zora. Abbiamo fatto un bel po' di minigiochi, abbiamo ottenuto un bel po' di ricompense extra. Ho ottenuto la nuova ampolla con il messaggio in bottiglia e abbiamo il re degli Zora ci ha incaricato di andare a salvare la principessa Rutoraga, ovvero sua figlia. Quindi ragazzi, procediamo, andiamo fuori, ecco qua. Siamo fuori dal dominio degli Zora. Ragazzi, se qualcuno si stesse chiedendo chi è questo mega pesciolone, è proprio Jabu Jabu, come potete vedere. Non disturbate Jabu Jabu, va bene. Allora, ragazzi, perché nello scorso episodio abbiamo recuperato un'ampolla con un pesce? Bene, perché ci servirà adesso. Dentro la bocca di Jabu Jabu. Ok ragazzi, eccoci qui all'interno del dungeon. Allora amici miei, attenzione perché qui già abbiamo dei Octorok e anche un nuovo mob, lo Shaboom. Se non sbaglio, attacco in salto potrebbe anche andare bene. Vabbè ragazzi, sono praticamente delle bolle di sapone. Pariamoci perché raga, abbiamo anche degli Octorok. Ottimo, esatto, ed abbiamo eliminato. Adesso in teoria dovrebbe servire la fionda. Ragazzi, vedete voi se volete eliminare queste bolle di sapone, ma bolle d'acqua, vabbè, non è che sono molto utili. Quindi anche se non le eliminate non ci fa niente, dovete colpire lì su per andare avanti. Procediamo. Allora, vediamo. Ottimo, andiamo avanti, perfetto. Allora, qui abbiamo un nuovo mob, i Biri, una medusa. Non vi consiglio di attaccarla perché? Perché vi darà la scossa se vi colpisce. Allora, in questo dungeon prenderemo molto la corrente, raga, ve lo dico io già. Allora, qui abbiamo altri Biri. Attenzione, schermata. Abbiamo la principessa Ruto, se non sbaglio. E tu? Tu chi sei? Io sono Ruto, la principessa degli Zora. Cosa? Mio padre ti ha chiesto di venire a salvarmi? Non ho nessun bisogno di essere salvata. Una lettera in bottiglia? Non so di cosa tu stia parlando. Mio padre è preoccupato? Non è un problema. Chiaro? Oh no, ma what? Ai ai ai, raga, dai, buttiamoci. Ancora che mi segui, ti ho già detto di andartene. Sono già stata nella bocca di Jabu Jabu.
Lo so, ragazzi, è molto particolare da dire, ma questa volta non le posso eliminare. Oh, va bene, non so allora cosa dovrei fare. No, Link, smetti! Non devi aggrarre. Ecco di cosa vi stavo parlando, raga. Principessa, venga con me. Ragazzi, dobbiamo portarla sopra di noi, la principessa, perché ha detto che non vuole muoversi da lì. E niente, quindi saremo costretti noi ad aiutarla. Allora, vediamo. Lanciamo la principessa lì. Perché qui, ragazzi, abbiamo la nostra Arachnula. Ragazzi, comunque, vi avrò messo i sottotitoli. Non ho capito molto bene ciò che diceva la principessa. Ma se non sbaglio, proprio ha detto che entrava già da molto tempo nella pancia di Jabu Jabu. E poi ha detto che se non se ne andrà fino a quando non troverà un oggetto che a lei interessa. E lo andremo a vedere quest'oggi che cos'è questo oggetto molto particolare. A parte questo, ragazzi, vabbè, fa niente, sti cazzi. Io vi avrò messo i sottotitoli, ragionerò dopo. Va bene, allora, ragazzi, molto particolare da dire, ma in questo dungeon abbiamo da portare la principessa per tutto il tempo. Sopra di noi, no, no, bravo. Lanciamo la principessa. Ok, lo so, è molto strano da dire, però vabbè, ma sti cazzi, raga. Allora, andiamo. Qui abbiamo un Octorok. Possiamo la principessa? Lancia, ottimo. Portiamo la principessa. Molto carina, però, vabbè. Allora, amici miei, vediamo come possiamo fare. Se non sbaglio si va di qui avanti. Vediamo. Ragazzi, se vi va e se vi piace questa serie, mi raccomando, lasciate un pollicione lì in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Allora, raga, non so se vi ricordate, ma siamo scesi da quell'insenatura in cui è caduta la principessa. Bene, adesso dobbiamo andare proprio nella stanza. Qui centrale dritto. Ok, ovviamente abbiamo un bel po' di vie in cui andare, però noi inizieremo a destra. Ok, allora questo bottone non può essere premuto da solo, serve più peso praticamente. Quindi vabbè, raga, semplice. Abbiamo già la principessa, siamo super pesanti, quindi passiamo tranquilli. Ragazzi, in teoria questi mob sono facilissimi da eliminare, solo che mi sta andando di sfiga. Non so neanche io come è possibile. Allora, Link, Agra, ottimo. Perfetto. Adesso ne manca uno solo. Link, non facciamo brutta figura. Ottimo. E vai, va. Ragazzi, quanto sono fastidiosi. Ok, meno male che ci hanno droppato dei cuori. Ragazzi, qui abbiamo il nostro primo scrigno. Se non sbaglio, otteniamo proprio l'oggetto del dungeon. Quindi ne valsa la pena eliminare questi mob inutili. E abbiamo ottenuto il boomerang, raga. Nuovissimo oggetto del dungeon. Ebbene sì, adesso la fionda magica praticamente non la utilizzeremo più, non ci servirà più a niente se vi devo dire la verità. Quindi adesso possiamo anche utilizzare il boomerang. Allora, prendiamoci la principessa perché? Perché se la lascio fuori, raga, mentre faccio un fight, quando uscirò mi rimprovererà. Quindi vabbè. Allora, guarda Link, un cavo elettrico. Parla di un cavo elettrico. Non possiamo passare. Vabbè, ragazzi, semplice. Per eliminare questo cavo elettrico bisogna andare in un'altra stanza. Attenzione a questi mob. Attenzione. Ovvero da questa parte. Ok, quindi andiamo. Ottimo così. Quindi. Ah, perfetto. Questa volta, ragazzi, la principessa la devo lasciare per forza.
Link salta. Ok. Adesso andiamo avanti. Ottimo così. Attenzione perché questo è un tentacolo parassita. Lo descrive così Navi. Attenzione. Qui ragazzi bisognerà utilizzare il boomerang. State vicini al centro perché altrimenti il tentacolo non scenderà. E un totale di 4 colpi se non sbaglio bastano. Perfetto. E così, raga, abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto la mappa del dungeon, che per me risulterà inutile, però dettagli. Allora, ok, qui abbiamo la principessa. Praticamente ci ha rimproverato dicendo di che cosa vuole Navi? Ok, eliminando quel parassita rosso, quel tentacolo parassita, abbiamo sbloccato questa strada. Infatti, ragazzi, quell'altro cavo elettrico si sbloccherà proprio eliminando questa stanza pure. Quindi si sbloccherà in questo modo. Voglio usare ad immaginare che cosa succede se finisce il tempo, forza, brighiamoci. Oh mio Dio. Ragazzi, avendo il fuoco di Din, questa parte di queste bolle di sapone sarebbe, chiamiamola così, sarebbe stata una grande cazzata. Vabbè, a parte questo, dai. Abbiamo ottenuto la bussola. Ovviamente così possiamo scovare dove si troverà il boss finale. Ops, non volevo fare questo. Scusi, principessa. Allora, amici miei, andando avanti adesso dobbiamo ritornare da questa parte. Guardando la mappa. Vabbè, ragazzi, semplicemente dobbiamo andare. Infatti, ragazzi, lì abbiamo un altro cavo elettrico. Aia. In teoria dobbiamo andare da questa parte. Che vi avevo detto che oggi prendevamo molto la scossa. Ve l'avevo detto io, raga. Allora, ok, dobbiamo andare da questa parte. Ok, signora principessa, si sieda un attimo. Madonna, queste bambine, va. Allora, sempre noi ragazzi ci dobbiamo pensare. Allora, qui abbiamo un altro tentacolo. Abbiamo un altro tentacolo parassita, però di colore blu. Ok, eliminato. Ok, ci ha liberato la zona centrale in teoria. Vediamo. Ok, dai, riportiamoci la principessa. Se vi allontanate, doveste allontanarvi. Se non sbaglio è così. LOL. Vabbè, ci capiamo, quindi sti cazzi. Se doveste allontanarvi dalla principessa, nessun problema. Perché? Perché rispawnerà nella sala centrale del dungeon. Quella dove l'abbiamo incontrata per la prima volta. Questo tentacolo del cavolo mi sta rompendo le scatole. Allora, Link. Link, devi. Vabbè. Dai. Allora, questo è di colore verde ed è più forte. Ok. Ottimo. Agra. Ed è uno. Ed è due. Girategli intorno, raga. Tre. Ed è quattro. Ottimo così. In teoria adesso possiamo andare avanti. Andiamo, principessa. Allora, amici miei, dobbiamo andare da dritto, se non sbaglio. O forse no. Allora, di lì ci siamo andati, lì ci siamo andati. Se non sbaglio, bisogna tornare indietro. Se non sbaglio. Aia. Aia. Allora, questa è una medusa più particolare, raga. Allora, ragazzi, in teoria dobbiamo buttarci. Vediamo, proviamo qui. Ecco, abbiamo sbagliato quando sono forte, vabbè.
Ragazzi, spero di non fare un game over. Vabbè, in teoria ho la fata, giusto? Però. Allora, intanto, andando da questa parte, dobbiamo eliminare Yogg-Turok. Vai via, va. No. Aia. Forza, forza, forza. Ragazzi, se siete one hit come me, nessun problema. Qui troverete una fata. Molto, molto utile. Ragazzi, per eliminare questo blocco che fa, che si muove in questo modo, vi farà danno. Basta che lanciate il boomerang. Quando diventerà viola, potete andare avanti. Va bene. Allora, la principessa, come potete vedere, è despawnata. In teoria è qui su. Allora, ragazzi, ci ribecchiamo quando prendo la principessa e atterriamo proprio nel punto esatto. Allora, raga, in teoria dobbiamo andare da questa parte. Finalmente abbiamo azzeccato. Allora, non buttiamo la principessa. Ragazzi, qui abbiamo due arachnule. Devo mirare bene. Allora, uno, due. Allora, ragazzi, se non sbaglio, ecco, il teschio lo posso aggrare. Abbiamo ottenuto la seconda arachnula del dungeon. Possiamo recuperare in questo modo. Molto molto semplice. Allora, ragazzi, adesso andiamo da questa parte con la principessa, ovviamente. Ottimo così. La principessa Ruto ha recuperato la pietra spirituale. Ha finalmente ritrovato la pietra di sua madre. Che cos'è? La principessa ha visto questo. Aia! Che cos'è? È un mega Octorok. Qui lo chiama, la versione inglese è Big Octo. Comunque ci sta consigliando di attaccarlo dietro. Quindi un polipo, la principessa intendeva. Allora, boomerang. Boomerang. No, quando gira, ragazzi, sembra il boomerang. Boomerang. Non me l'ha preso. GG. Allora, boomerang. Ok, dobbiamo attaccarlo da dietro, raga. Boomerang. Va bene anche così. Ed è il secondo. Boomerang. Dai. Ok. Stati fermo. Dai, forza. Ok, finalmente ha workato, ragazzi. Ecco, doveva andare così per tutto il tempo, però il gioco è fatto un po' male e non lo fa. Va bene, dai. Allora, saliamo, forza. Ottimo così, dai. Allora, adesso qui abbiamo delle meduse, eliminiamole. Ok, fino a quando mi date i cuori, li accetto. Anche perché non vorrei fare un game over. Allora, vediamo un po'. Ok, allora, ragazzi, so dove siamo. Se Link finalmente è aggrato. Allora,
Finalmente lo abbiamo eliminato. Ok, un'ampolla magica non ci servirà, ma dettagli. Ragazzi, qui bisogna fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima. Quindi dobbiamo farle diventare di colore viola. Allora, adesso qui. Ottimo, saltiamo. Forza, Link. Ottimo così. Odio questo dungeon e soprattutto odio il boss finale. Allora, dobbiamo andare da questa parte, raga. Attiviamo questa piattaforma perché siamo quasi arrivati alla fine del dungeon. Quindi prendiamo una cassa. Ok. Ragazzi, da questa parte abbiamo la nostra boss fight. Ovviamente la cassa servirà apposta da lasciare qui per passare avanti. Ok. Ok, non siamo ancora arrivati. Stavo scherzando, ricordavo un po' male. Allora, ragazzi, scusate, le elimino le meduse perché non vorrei rimanerci. Allora, mi piacciono questi cuori, è come se mi piacciono. Ok, via. Adesso, ragazzi, come potete vedere, lì abbiamo la quarta arachnula. Quindi vediamo se ci riusciamo. Ed è il primo colpo. Ovviamente abbiamo sbagliato, ti pareva ovvio. Secondo colpo. Adesso Agra, bravo Link. E voilà. Finalmente abbiamo ottenuto la quarta arachnula. Se non sbaglio bisogna andare da questa parte. Ok, ho capito dove siamo. Perché proprio qui abbiamo da usare il boomerang. Ti pareva ce la facessi alla prima? Ok, va bene, anche alla seconda. Ok, ragazzi, allora adesso Link ti devi buttare. No, va bene, facciamo così allora. Andiamo, sbrighiamoci. Vai, Link, ottimo. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati al boss. Raga, io odio l'elettricità, ma odio anche il demone dell'elettricità, ovvero questo boss. Comunque, prima cosa, bisogna assolutamente attaccare i tentacoli che io ho missato. Ottimo. Facciamo attenzione ai laser. Dobbiamo avvicinarci un po'. Ok, nice. Adesso abbiamo questo. Ottimo. Ragazzi, fate attenzione qui a queste meduse. Se non sbaglio, così non lo possiamo colpire. Eliminate le meduse, raga. Aia. Ok, l'abbiamo colpito. Ottimo. Ok, l'abbiamo attaccata, ottimo. L'ho ripresa di nuovo, non ci credo. Aia. Nice. Attenzione. Ok, l'abbiamo ripresa. No, se non sbaglio così non la potete colpire. La dovete colpire forse col boomerang in quel modo. L'ho ripresa di nuovo. Sono troppo forte, non ci credo. Ma sono molto scarso lì. Allora, boomerang. Ok, nice. Eliminiamole. Ottimo così. Dai, Link. No, attenzione. Ok, dai. Fallo
Forza, avviciniamoci. Aia. No, raga, ecco, quando faccio così è perché sbaglio e non mi aggra. Ora. Finalmente, raga, non ci credo neanch'io di aver eliminato questo boss orribile. Finalmente. Allora, andiamo avanti. Hai ottenuto la pietra spirituale degli Zora. Adesso abbiamo ottenuto tutte e tre le pietre spirituali e dobbiamo andare dalla principessa Zelda. Ma non lo faremo oggi, raga. Non dite niente a mio padre. Ok ragazzi, eccoci qui, ritornati, siamo all'esterno. Ragazzi, se avete mancato qualche arachnula da Jabu Jabu, nessun problema, potete rientrare tranquillamente dando un altro pesce a Jabu Jabu. Comunque ragazzi, prima di fare questo, ancora abbiamo un bel po' di cose da fare. Allora, Link, bisogna prendere bene l'albero in testa, ottimo così. Perché qui ragazzi abbiamo un'altra arachnula d'oro. E siamo arrivati alla nostra arachnula numero 5. Ok, attenzione, qui piccolo segreto. Andiamo da questa parte, raga. Perché? Perché qui abbiamo una fontana della fata radiosa. Potevo anche andarci prima del dungeon, però vabbè, sti cavoli, raga. Benvenuto Link, ti stavo aspettando. Sono una fata radiosa della magia.
Con questo potere noi ci possiamo teletrasportare da un punto all'altro, però ovviamente questo oggetto si può utilizzare solo nei dungeon, raga. Quindi ovviamente utilizzeremo ovviamente parti della magia quando lo utilizzeremo, ma si può utilizzare solo nei dungeon. Infatti ci sta dicendo, ricorda, puoi soltanto utilizzare no, il potere di Faror, ecco, il potere di Faror. Quando sei in un dungeon, fuori non funzionerà. E ovviamente, come tutte le altre fate, ci dice di ritornare da lei a fargli visita. Va bene. Allora, ragazzi, qui abbiamo ottenuto il potere di Faror. E adesso, prima di salutarci, andiamo a ottenere l'ultima ricompensa di quest'oggi, ovvero, vabbè ragazzi, semplicissimo per i più attenti che si saranno fatti i calcoli delle arachnule, la sesta arachnula d'oro, che se non sbaglio dovrebbe essere qui, perfetto, dobbiamo fare la notte. Ottimo, perché ragazzi, con il buio dovrebbe spawnare la nostra arachnula. Vediamo. Allora, in teoria è da quella parte. Comunque, ragazzi, noi cominciamo a salutarci qui. Ragazzi, io spero che questo decimo episodio di The Legend of Zelda Ocarina of Time vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando, lasciate un bel pollice all'insù per supportare la serie. E qui ragazzi abbiamo la nostra sesta arachnula, la eliminiamo e adesso andiamo a prendere l'ultimo teschio d'oro di quest'oggi. Ottimo così ragazzi, ottimo così. Siamo a un totale di 35 in teoria. 29 più 6 fa 35, esatto, siamo a 35. Ottimo così ragazzi. Ci becchiamo un prossimo video, qui dal vostro numero di quartiere come al solito è tutto ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Bella!